20 chilometri al giorno, cantava Nicola Arigliano. 10 all'andata, 10 al ritorno. Solo che lui li faceva a piedi per andare a trovare la sua bella. Noi invece questa mattina a calci davanti alla chiesa romanica li facciamo contro tutte le mafie, ma soprattutto li facciamo in bicicletta. La petturina parla chiaro pedalata della legalità. E allora, una bella occasione per eh, dar voce a questo sentimento che c'è in tutti noi di dire no alle mafie. Abbiamo aderito a questa iniziativa perché la cooperativa nel suo complesso ha aderito a tutte le iniziative di libera, soprattutto in Calabria eh, con Emergency, perché è la fondazione del quale si scioglie è impegnata tantissimo nel, nella legalità e noi siamo sempre in prima fila. 20 km oggi, vero? 20 km sì, che attraversano i tre comuni dove la, della nostra sezione Soci, passando fra anche le, i paesi caratteristici diciamo, del nostro territorio. Parte dalla chiesa romanica, si, si va a San Giure, nel comune di San Giuliano Terme, a campo poi nel comune di Cascina attraversando l'Arno, ritornando al, al paese di Oliveto dove è nata un po' la cooperazione qui, qui nella provincia di Pisa e il ritorno poi a Calci passando davanti alla Celtosa che è uno splendido monumento della nostra, del nostro comune. Certo è duro fare il presidente della sezione soci se bisogna anche fare 20 km in bicicletta. È duro ma lo facciamo con grande soddisfazione perché io credo che la cooperativa al quale si scioglie, la fondazione, sono impegnati nella legalità, nel sostenere le iniziative che vengono dal territorio. E tra i tanti partecipanti anche il nuovo sindaco di Calci, a lui ovviamente chiediamo cosa ne pensa di una manifestazione come questa, anche ovviamente per la città. Ma io credo che sia un'iniziativa importante perché purtroppo quello a cui siamo costretti ad assistere nel nostro paese e intendo con la P maiuscola in Italia è un eh, insomma, troppo spesso assistiamo a notizie, eh, al, mal, al malaffare che è dilagante. E io credo che da tutte le parti, in tutte le nostre comunità ci dobbiamo impegnare e possiamo fare qualcosa di concreto. Questa iniziativa è importante non solo appunto per, eh, perché siamo in tanti, ma per le associazioni che aderiscono, eh, perché il messaggio deve essere forte, la parrocchia, le associazioni di volontariato, la misericordia, il comune, i cittad tanti cittadini, tutti insieme per dire basta all'illegalità, al malaffare, alle mafie, a tutte le mafie, e perché noi vogliamo essere dalla parte di chi in questi giorni, come il Libera ad esempio, ha inaugurato a Pisa un'edicola un espropriata appunto per eh, sospetti mafiosi. Ecco, noi siamo al fianco di questi fenomeni, dalla nostra piccola comunità, da Calci, e, e andiamo in questa direzione decisamente. Bicicletta, bicicletta, e dov'è la bicicletta? La bicicletta è là, guardi, ah, nuova per l'occasione. Parcheggiata. Parcheggiata e rinnovata per l'occasione. Nuova per l'occasione, sì. quindi è un'occasione sì, importante. Si dice, è un'occasione importante. Ma sì. la gamba? La gamba la metto alla prova, <ride> la metto alla prova, il polpaccio ce l'ho ma ho qualche chilo in più diciamo. Una bella causa. Una bella causa, direi di sì. È una causa che poi riunisce la famiglia, per cui è buono. Una bella iniziativa, si fa volentieri per stare insieme, ma si fa anche per dare un, eh, un segnale. Sensibilizzare un pochino le persone, la gente, è importante, eh. questo è importante, sensibilizzare la gente anche che ci vede, ci osserva, è bello, via, è una bella emozione. In questo momento quindi siete testimonial di una causa importante. Una causa importantissima. Le ruote sono gonfie? Sì, sì, il quando, marito. Quando la gonfia? Stamani il marito. Il marito, vedi, il che, marito. vedi che servono questi mariti? Sì, a qualcosa servono, no? Eh, a go <ride> è un'occasione un importante, certo. gio gioiosa, giocosa, ma con un fine importante. Assolutamente sì. Insomma, la legalità contro le mafie, quindi abbiamo portato i bimbi per dare un segno anche al nostro futuro, no? Quindi insegnare a loro cosa vuol dire combattere le mafie. Quindi è bello e importante esserci. Assolutamente sì. 20 km in bicicletta fanno anche bene fanno bene alla salute a dimagrire vediamo se qualcosa <ride> bravo, bravo l'ambulanza è pronta ma non credo ci sia bisogno 20 km fatti in scioltezza no sono 20 km al passo del convoglio cioè dobbiamo andare tutti insieme in modo che anche gli ultimi più anziani, i meno allenati, ce la possano fare. Qua c'è il fischietto per richiamare chi è indisciplinato, chi pensa ad andare in fuga. Dobbiamo stare tutti insieme, su due ruote, contro tutte le mafie. Tante, tante le iniziative di Unicop Firenze con il coordinamento della legalità. Sì, abbiamo definito un calendario di iniziative che mette in rete una serie di soggetti tra i quali... La sezione Soci Coppe di Cascina ha un ruolo importantissimo. La pedalata della legalità di oggi, 7 giugno, è la prima tappa di questo percorso. Ci sarà poi una serata di danza nel cortile d'onore della Certosa nel mese di luglio, ci sarà poi un occasione di dibattito nel mese di settembre, inizio di ottobre e poi la scena della legalità in novembre. Allora io intanto la ringrazio, non voglio farle perdere il gruppo dei fuggitivi, li raggiunga e invece noi. Li Bene, ragazzi. grazie. E allora invece noi ci salutiamo, l'appuntamento è tra sette giorni, ovviamente non mancate, ciao a tutti.